Bella a tutti ragazzi e ragazzi, buon pomeriggio dal vostro NinoGamer0004. Oggi ragazzi siamo qui su FIFA perché andremo a completare Ansufati e forse faremo anche la SPC del caro Mkhitaryan. A me mi piace parecchio, diciamo che è utilizzabilissimo. Purtroppo non ci vorrei dare a questo palazzo, ma ci vorrei dare Andre Gomez. Sì, mamma, è buon tempo. Ma quando... Ma quando porta pioggia che mi porta sole? E vabbè, oggi. Ragazzi, dobbiamo fare 5 partite. Andiamo. Ma chi è questa che sta dicendo a Daniel Cop? Falla sta zitto un po'. Si muove la fucile umana adesso. Ma qua non si vede che sembra arrivato il tempo. Ragazzi. Match che si disputa nella cornice dell'Etihad Stadium, pubblico già caldo sulle tribune. Un saluto da Piero Gipardo, accanto a me, come d'abitudine, Stefano Nava per il commento tecnico. Riflettori puntati sulle Division Rivals per la sfida di oggi. Sfida che mette di fronte due protagoniste del calcio mondiale. Non vedo l'ora, Pier. Speriamo che le due squadre ci facciano divertire, le premesse ci sono tutte. Ci sono metri a disposizione. Gomez, Bacca, Baltiro. Ecco il gol dell'1. Bellissimo gol, quello che abbiamo fatto. Zero, la sbloccano subito. Mahrez. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Substitution for the visitors. Alexander coming off Arnold. The pitch. Number 20. Può colpire da lì, la mette sul primo palo. Buona l'uscita del portiere sul cross. Palacio, puntuale qui il difensore nel recupero. Ma lei dove abita sta Mkhitaryan. Silvana, mamma? Intervento ruvido questo. Mamma! Mamma! Quadrado, premia la corsa sulla fascia. José Callejón. Sarebbe avuto Ma scusami, grande sei via da intervento del difensore solo, in ma area. perché? Sì. Mkhitaryan. Karim Benzema. Ha spazio per avanzare.
deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Callejon, Gomez, Ibrahimovic. Lo vede? Palacio! Palacio! Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Mkhitaryan. A campo sulla fascia. Cerca il traversone. Non ci credo. Partita bellissima fin qui. A segno entrambe le squadre. Parità assoluta e la sensazione che ci divertiremo molto. E lo penso anch'io, Pier. Mi sembrano in gran forma oggi. Mi aspetto altri gol. Manca ancora un po', ma che mi salta Fekiri con 1,60 m sul campo quadrato. Il tocco profondo di Mkhitaryan. È un gran paura. Però mo non fa troppo difensivo. Fenomeno, voglio che Fekiri. Sceglie subito il compagno. Oh, questo non fa Fekiri, lo usa come Messi. Un tiro davvero inguardabile. Palacio, gran dribbling, Palacio, hanno trovato il gol grazie al cambio, intuizione del tecnico assolutamente corretta. Capita di azzeccare la mossa giusta, come in questo caso, ora devono capitalizzare al meglio il vantaggio. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Che sì, Luis Felipe. Palacio, cercare il buco della difesa avversaria. Palacio si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche sbiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Oh. Benzema ribatte il difensore. Oh. Perdono palla banalmente. Guadagna metri. Buona l'idea di Benzema. Griezmann. Prova la botta. Sì. E primo quit. Bravo. Ci mancano 4 partite. Sì. Vabbè, dopo la compriamo, raga, dai. Ce la fanno, sì. L'Old Trafford, il teatro dei sogni e la splendida cornice del match di oggi.
Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente non sono solo, con me come sempre Stefano Nava. Division Rivals che tornano protagonisti su questi schermi con la sfida di oggi. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. C'è grande qualità qui in campo da una parte e dall'altra. Questo dovrebbe essere garanzia di spettacolo e speriamo anche di gol. Oh, ferma questo che è in prestito. Vediamo cosa inventa ora. C'è allora, riconsegnata agli avversari. Il prime. Ecco la formazione della squadra di casa. Occhio al contropiede. Attenzione. Occasione. Ma non so cosa è riuscito. Se ero con Barca, voglio esitiamo. Ecco Figo. Può colpire da lì. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Scelgono ancora il tiki-taka. Possesso palla per gli avversari. Bacca! Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato facilmente dal portiere. Ma che tiri sono? Questa è una gara davvero speciale per Zlatan Ibrahimovic. Raggiunge infatti le 250 con il club. Bacca! Tutto inutile, tutto fermo. Passaggio, si è alzata la bandierina del passaggio. Passaggio vanno, poco, vanno sembra che fuori sì. Gioco. Sembra che si vanno. È mai l'abitudine, penso. Nelson Semedo. Non si fa la finta qua. Può servire un compagno. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Potevano indirizzare subito il match dalla loro parte se avessero sfruttato meglio questa occasione. Probabilmente l'attaccante era ancora freddo. Tutta la partita per i fassi, però che occasione. Non deve lasciarsi condizionare ora da questo errore. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. È in buona posizione. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Bacca. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. Ottima visione di gioco qui. No, perché se fin da palla che torna alla difesa avversaria. Premia la corsa sulla fascia. Nelson Semedo. Bravo qui a smarcarsi. Sembrava fallo, ma si gioca. Via, via, via. C'è il fallo e dunque punizione. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Buona qui la lettura del difensore. Gomez. Carlos Bacca. Dai Bacca, mamma lettura, mia, chi sei? Un pezzo di lei. Oltre che un pezzo di me. Pallone profondo, pericoloso. Vediamo cosa fa. Oh, vorrei fuori gioco, signore. Cerca il tiro. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione qui mancato solo un pizzico di fortuna per risaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Diego. Diego magari. Come cazzo guardi? Si propone Bacca. Ah, ma mamma mia. Ottimo intervento. Ha perso il pallone. C'è il recupero del pallone. Vabbè, questo movimento fa tutti i campi grossi. Pallone gestito da Gerrard. Punta l'area. Mamma. Se stavano facendo bravo, i droni. Si sentivano. Vediamo cosa inventa ora. Chance per il cross. Ah? Attenzione perché è pericoloso. Ma su questa Sivana si prende qualche farmaco? Ah, ok. Ecco. Che sì. Tutto ok. Ibra. Bacca. Ma vabbè, re. Zlatan Ibrahimovic. Ibra col tocco profondo. Sì, no, come forse. Bacca, voglio tutto scoprire. Bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio. Dai, mannaggia Buddha. Quando mai? Sento non sa fare il tiro. Può avanzare.
appunto, la verticalizzazione di Callie Condon, si fa vedere Ibra, Bacca, e c'è la conclusione. Non ci credo che ha sbagliato Bacca, lui è alla porta. Ma che mi serve perché per come meglio questa occasione nulla è perduto comunque. Provano a ineridire le fonti di gioco avversarie. Attenzione a Callie Condon. Due. Ibra! Dai, oh, Bacca di me! Mari mortacci due. Mamma mia, sta impagliato gol. Dai Bacca. Si propone dai, Bacca. Mamma mia. Gomez. No. Ibrahimovic. Palla per il Papu. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Netta la posizione di offside. Che è sta merda? Portiere che la combina grossa. Sì, Bacca, mo non fa troppo scemo. Dato sul possesso palla che non premia in particolare nessuna. E Bacca segue le due squadre così. Spiega anche questo 0-0. Entrambe sembrano palla molto interessante. Ottimo il tocco. Spezza subito il contropiede avversario. Sarà dunque rimesso laterale dopo il rinvio del difensore. Occhio al movimento dei compagni. Si accentra. No, questo gol. Occhio da lì. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti. Non fa niente. Io gol. Gioco. È comprensibile la loro gioia. A Baku e Tnamnitz, dove ci. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Possesso palla per gli avversari. E corri un po'. Pressato, attenzione, ma che rimane ancora lì pericolo. Dai Bacca, ma come è possibile? Cioè, ma non riesce proprio a segnare, ce l'ha proprio nel DNA. Brutto passaggio, recupero facile. Si chiudono così per 45 minuti. Minchia, più scarsi di te. 1-0. No. Che vuol dire? Ronaldo, Boz e che ci te? Ma che c'entra? Bacca non è. Bacca, Bacca. No, droga. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford. Si chiama Assolito. Assolito. La verticalizzazione di Callie Condon. Cos'è Callie Condon? Madonna! Tutto fermo, c'è fuori gioco. Non ci credo! Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Pericolo! Oh, ma il back e shots gol, mamma mia! C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Bacca! Vai Bacca! Lascia partire il tiro, pallone in gioco, attenzione, fuori è fuori gioco, ma che stanno facendo vedere, è fuori gioco. Fermo, ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, Sembra fatto apposta. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ma sicuro, in vantaggio la cioè quello che faccio è sempre fuori gioco, non è mai regolare. Questo che potrebbe rivelarsi decisivo. Anche ma quando lo fa lui. Morale. Lo vede? Guarda me attenzione, manche. Oh. Bravo. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Bacca. A campo a disposizione. Che non era fallo questo, sì. È onesto. Palacio. E che c'entra? Ma mica perché si cade a terra. C'è l'intervento del difensore, ma attenzione. Niente, io non riesco a farlo segnare a Bacca. Nelson Semedo. Hanno spazio per ma è impossibile far segnare uno così scarso. Partono in contropiede, c'è spazio. Dai, Alisson, ma il pallone è ancora lì. Ma male che ci sta, succede. No, niente, detto meno male che ci sta. Ancora un passaggio perfetto. Guarda i diametri. Ho detto scemo, ma non è, sei un gioco. Sì. Sanchez. Oh, che Gesù di gol l'ha fatto. Dove te l'ha tirata? Io questo mica. Allora mo posso giocare, serio. Dove ci sta Barca?
spirito di battaglia, il gol che vale il pareggio, loro non molla. Partita vabbè, mo non lo posso togliere, ho fatto già i peccati. Mo però, vai, mo il gioco serio. Vabbè, sì. E il dato sul possesso palla dimostra l'equilibrio che regna su questo match. Mi piace non credo che l'equilibrio giusto, che sto giocando da solo ieri. Si stanno sfidando a viso aperto. Vai giù. Vai, frate, mo. Giustamente carcinato. Cioè, guarda come è fluido. No. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Occhio al contropiede qui. Visto? Cerca di aprire verso Figo. C'è campo per andare. Non mi posso andare qui. Non ci va. Del possibile vantaggio. Sicuro, del portiere. Alison. Fa schifo. Buon possesso di palla. Au, bacca, senti, Mettendosi sulla traiettoria giusta. Dai, lacci sotto. Ma la blocca Alison, attenzione, si gioca. Sta il portiere che però poco prima aveva fatto. Dai, 99 di velocità. Corre. La rivedremo spesso nei servizi sul match. Davvero, palla buona per Sanchez. Ma no, ho sbagliato. Interviene e spazza via. Non si può fare un passa. Si abbassa Carlos Bacca qui a caccia del pallone. Sanchez lascia partire il tiro. Hanno trovato il gol grazie al cambio. Intuizione del tecnico assolutamente corretta. Capita di azzeccare la mossa giusta, come in questo caso. Ora deve. Raga, ma la prima l'abbiamo vinta, giusto? In modo per andare a giornare, mettiamo 3, se riusciamo a vincere questa siamo a 13 tag. Ha fatto bene il nostro padre, la palla rischiava di avere subito gli avversari addosso. Il punteggio adesso, ottima visione di gioco qui. Busquets! Hanno sperato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna. Avrebbe sicuramente meritato il gol. Ma che troppo fa? Callejon. Ha una buona occasione. Fallo laterale. Quadrato. No. Un evento sfida iniziale. Prova. Oh, basta che lei. Tanti auguri, ottimo. Palla verso il centro dell'area. Potevano certamente sfruttare meglio questa situazione. Bittencourt. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. Questa è la squadra più scarsa della Wii. Callejon. Che sì. Si propone Bacca. Può far male da lì. Vantaggio che comincia a farsi recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Callejon. Palacio ha spazio per andare. Non ci credo. Che fai? L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Pallone regalato agli avversari. Cross sul palo lungo. Rigore, calcio di rigore. Rigore. E qui hanno la possibilità di prendere davvero il largo. Chiudere definitivamente. Quadra 1. Acquittato. Andiamo ad aggiornare. Acquittato. GG, bravi. 3 su 6. Dai, altre 3 partite. Dai. Let's go. Casomai vuoi un Sufati, ragazzi, se lo riusciremo a sbloccare, lo butto nella SBC di Mkhitaryan. No, se no, dai. Mamma mia, se dopo te scarto, voglio. Un po' trovare una forma fisica. Che ci va?
Il 4. Oh, l'ho comprata. Dai, ok, questa è una sconfitta di tutto rispetto. Cioè, guarda che squadra, portarci su. Cioè, ancora Desai lì si usa. Splendida serata qui a Londra, ancora pochi istanti prima dell'inizio del match all'Emirates. Ben trovati all'ascolto in visione da Piero Gepardo, con me come sempre Stefano Nava. Division Rivals che si prendono la ribalta, punti preziosi in palio oggi. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. Anch'io aspettavo da giorni questa partita, Pier. Se ne è parlato tanto, vedremo se le attese verranno confermate. No, Pogba, ma io so Pogba, pallone perso. È terribile. Ecco lo schieramento alle padrone. Che guarda di casa. Qua, talmente che è terribile. Partono con due attaccanti e due linee a 4 per difesa a centrocampo. 4-4-2. Arbitro, ma il fuorigioco esiste su FIFA? Che a me pare che abbiano optato per la versione. Ah, no, ah, ok, non esiste il fuorigioco su FIFA. Ok, è arrivato subito il gol dell'1-0. Attenzione perché. Rosso per Pogba. Godo. Ibrahimovic. Ecco Caio. Godo, porco 2. Bacca. Potrebbe trovare il pari. Hanno sfiorato il gol del pari. Beh, il tentativo dell'attaccante. Che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. È mancato un pizzico di precisione. Ah, pallone non consegnato agli più, avversari. Che sì. Gomez. Bacca. Non riesce a bloccare. Attenzione. Bravo. Ah, sto Dembélé per intercettare il pallone. Ma che serve Dembélé? Fa sempre sti lanci lunghi. Ha sbagliato il disimpegno regalando. Messi quanto è nano. Ma poi Danilo. Quanto corre, mortacci sua. Regalano palla agli certo avversari. Che io che poi sbaglio. No, queste. No, non è niente. Fischia l'arbitro, punizione. Godo con un riccio che gli ha dato il rosso a Pogba. Mamma mia, come godo, quanto godo. Mendy, bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Bravo Bacca, che purtroppo però sei lento. Quindi la verticalizzazione di Caillecon. Bacca. Vai, subito, fuori Bacca, dentro perché mi ha segnato. D'artificio in questi primi minuti, gol da una parte, gol dall'altra, e gara in parità. Oh, ci stiamo divertendo, mamma, neanche il pubblico sulle tribune sembra gradire lo spettacolo. Adesso no, a noi due la partita, carissimo. Prima era solo su Bacca, poi a noi due. Attenzione a Messi, è in posizione da cross. Ragazzi, Messi. Non capisco come la gente capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Partono in contropiede. Cos'è Caillecon? No, ora qui la lettura del difensore. Ma come è mentita? Quando è che mi è diventato il figlio di Pelé? Hernandez che fa tutte queste skill. Sale Insigne. Arriva la segnalazione, Insigne è in offside. Dove andà? A dove andà? Caillecon. Che sì. È in buona posizione. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato. Passa da condurre. E i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a... Gran palla in mezzo. Bro, brutto passaggio, il pallone regalato, c'è spazio per la ripartenza. Ah, puntuale qui il difensore nel recupero. Ma che forse esce. Perdono palla banalmente.
Vediamo cosa fa ora. Papu Gomez. Ibra. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altre. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Un super gol di Zlatan Ibrahimovic. Grande giocatore, ha lasciato la sua firma. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Palla buttata via, l'alletta bene. Avere la squadra forte quando vuoi tu vai. Ma se non hai la mano, questo è il risultato. Aouar. Dembélé. Scherzavo, bro. Spazio per andare. Palla pericolosa, bravissimo qui. Lukaku. Avanza col pallone tra i piedi. Gomez. Che sì. Ecco Kayekon. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione pura. Sì, quando salta Balassi su Upamecano? Possesso palla per gli avversari. Ma Upamecano è diventato un fenomeno. Occhio al pallone filtrante. E becca adesso fenomeno. Beccatelo! Tutto! È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita. Non è vero, si aumenta non è il vantaggio. Non è vero. Gomez. Zlatan Ibrahimovic. Mendy. Messi. Riconquista palla intercettando la traiettoria. Chi ha fatto questa cazzata? No, vabbè, raga. Prova. Ma da Warri è illevabile il pallone. È illevabile il pallone da Warri. È illevabile. Vabbè. Nonostante una lo dite voi, lo dicono è riuscito tutti. A liberarsi e a segnare. Si riparte sul punteggio di 4-2. Meritato sto gol. Ma lui non sta giocando, dai. Si fa vedere Ibra. Awar ferma di fisico Ibra. Ma chi è Awar? Un grandissimo sesso di cazzo. Vai Alison, bravo. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Sì. Lorenzo Insigne. Lecce bene la traiettoria qui. C'è troppo scarso, troppo. Alison lì. C'è lì la difesa. Ma sei un portiere, che difesa deve avere? Ma tu dici che è un difensore. Dice contrasta, recupera il pallone. Altri 120 secondi da giocare. Guarda, allora ha sbattuto questi danni. Era Warren, non succedeva proprio. Ibrahimovic. Oh, ma rimortacci. La navicella. Kayekon può crossare in mezzo. Che sì. Gran palla in mezzo. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ma non ti scama se ho palla io, che cazzo di finisci. Qui una bellissima prima. Non lo so. Adesso tutti in difesa, ragazzi. Ultra difensivo, Gemito. Comincia la seconda frazione di gara. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Lukaku. Occhio a Sanchez. È tutto solo. No, perché l'ho fatto, Maronna. Pensavo che non tiravo bene, ecco perché. Occhio a Desai. È tua. Bravo. So good. Si avvicina all'area. Alexis Sanchez. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. C'è la touche. Ciao, le mani. Hernandez. Riceve Insigne lateralmente. Antoine Griezmann.
c'è la conclusione di Griezmann. È un gol importante, prezioso, che li rimette in partita. Sono meno uno. Sì, adesso in base a sono stronzato. Davvero un grande spettacolo. Cioè, Wagyuma, con me, il è sinistro, il destro. Anche tatticamente. Bah, non lo so. Sanchez. Cioè, non lo so proprio, non lo so proprio. Non lo so proprio. Giocata di qualità andare in velocità, per intercettare il pallone. Ora stanno andando in velocità. Buona lettura, cioè, dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Alexis Sanchez. Può ricevere una posizione interessante. Tocca che palle. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, riflessi fuori al comune. Gomez. Nessun problema per Mandanda. Non sto giocando offline, sto giocando online. Online con altre persone, non sto giocando offline. Dai, Wagyuma. Buona qui la lettura del difensore. Vabbè, dai, come si fa proprio? Vabbè, hanno fatto il 4-4. Vabbè, tu non pensi che giochi a tre quarti. Pallone verso, se no lo dovevi sapere. Occhio al contropiede qui. Che sì. Palacio. Occhio a Sanchez. E mo ci provo una volta per tutte. Cioè, questo sta parlando tutto, sto mandando. Una bomba sotto all'incrocio, era questo, la classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Oh, senti, Griezmann, hai rotto i coglioni. Aouar. Mamma mia, che rottura. Riconquista la palla. Che sì. Alexis Sanchez. Ok, quando hai detto? Che sì. Maronna. No, non la faccio l'amichevole. Sto facendo un sottaggio. Ma poi non gioco nessuno, con nessuno io. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Io, per quanto riguarda. Lukaku. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Calmi. Un altro ottimo tocco. Sanchez. Lukaku. Che sì. Ah, mamma mia. Papu Gomez. Continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto. Signore. Antoine Griezmann. Sacca. Quadrato. Gomez. Palla girata sulla fascia. Sanchez. Palacio. Occhio a questo lancio. Occhio a Sanchez. Ma non si sta bene lì. Non può sbagliare. Sì! Si porta la più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la ripetta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Jordan, ma che problemi hai? Ci sono evidentemente delle responsabilità. Faccio quello che voglio io. Se non voglio fare le amichevoli, non le faccio. Attacchi straordinari. Se tu fai le amichevoli e sai che io non le faccio, vai, vai a vedere che si me li fai e te le fai con lui. Ottimi i suoi passaggi oggi. Lukaku. Può colpire da lì. Mamma! E il pallone è tutto a casa. Era quasi fisiologico che prima o poi il gol dovesse arrivare. Non è facile difendersi in inferiorità numerica. Sì, stanno pagando a caro prezzo la loro scarsa tenuta nervosa. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, Pier. Meno 10 minuti al 90esimo. Grazie, Matteo. Uguale, come sempre. Palacio. Palla consegnata agli avversari. Stanno dominando contro una squadra sulla carta di pari livello. Per aspettare. Mbappé!
Occhio Perisic. Cosa ha salvato Danilo? Facile metterla che sbagliare da lì, è incredibile ma vero, ha commesso l'errore. Che dire, a metri per andare. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata, è normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Buona l'idea qui. Pallone invitante. Allontana il pallone. E il pallone entra! Ed è gol! Ci stanno provando a limitare i danni. Certo che giocare in inferiorità numerica non è mai semplice. Brava la formazione avversaria qui. Ad approfittarne per trovare il gol. Siamo nelle fasi finali della gara. Le cose non si sono messe bene per loro. Messi, che botta di laterale. Mbappé. Perdono palla banalmente. Sanchez prova a aprire la difesa. Occhio a Sanchez. Palo. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Grazie per il follower, Gabriele. Tutto fermo, tutto fermo. Mi sa che abbiamo vinto? No, ho vinto 7-3. Questo è stata una bellissima partita. Perché lui era forte, forte, forte. No, Gabriele, non faccio amichevoli. Cioè, almeno per questa live non le faccio. Sto completando Ansu Fati. Ok, allora. Ok, niente. Non ti preoccupare, Gabri. Se non mi io le amichevoli le faccio sempre il giovedì mattina. Quindi chi vuole fare un'amichevole con me, basta che vieni il giovedì mattina in live e mi trova lì tranquillamente. Adesso continuiamo, visto che mi mancano solo due partite e lo sblocchiamo. Poi che lo testiamo, penso che testiamo tra domani, no, perché domani non sto a casa. Mamma mia, quanto ci mette sto gioco per trovarti un amico? Beh, Ansu Fati si tiene per la prossima puntata, raga. Si tiene. Dai. Vediamo la squadra. Mari Mortacci de Vippo. Oh. Bellissima squadra. Diego Carlos. Questo è il boss finale, raga. Questo è il boss finale, veramente. È il boss finale, davvero proprio. Mamma mia. Dai, proviamoci, le abbiamo vinte tutte, questa la perdiamo. Imponente Mercedes-Benz Arena, pronta a ospitare il match in programma bene, oggi. Ben trovati all'ascolto in visione da Pierluigi Pardo, con me come sempre Stefano Nava. Dai. Match tutto da seguire, difficile annoiarsi con le Division Rivals. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Partita che si preannuncia tutta da seguire. Squadre che schierano diversi giocatori in grado di regalarci giocate spettacolari. Che poi occhio alla ripartenza. Non ci credo, questo ecco, ha fatto il 1-0. La sbloccano subito. Ma che significa? Domani forse. Non lo so, ci devo scendere, poi non lo so se voglio giocare a Fortnite. No, no. Nelle ultime sono lì, cioè. Già lo so, dai. Io già lo so, ma io voglio fare partire, è semplice. È semplicissimo. Io sto spagarsi lo spano, batteria non c'è. Quindi io come faccio sta batteria che non la trovo? Mi. Come faccio? Mi. Quella ti abbassa, quando è pronta ti abbassa. Me. Ti abbassa.
Poi laboratorio ma io questo ho giocato ieri. Di no, però questo ho giocato ieri. Questo ho giocato ieri. Questo ha giocato ieri con una squadra del cazzo. Non vedo, ha iniziato a giocare. Non lo so. Serata di gala per questo match dell'Emirates Stadium che si disputerà sotto un cielo. Dai, raga! Vi danno il benvenuto Pierluigi Parda e Stefano Nava di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Division Rivals che si prende. Mamma! Punti preziosi. Dopo ti compro pure 3-4 teneroni. Non vedo l'ora che inizi, Pier. Speriamo che le due squadre come se ci vai. Divertire. Palla spazzata via, azione che sfuma. Lukaku. Che sì. Ma è una semana. Non interrompe, attenzione, vantaggio. Interviene proprio all'ultimo e salta. E ah, Ciro. Stanno manifestando tutto il disappunto per il mancato calcio di rigore. Ciro. Formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Ciro. Ma se tu ti fai lo sciambo ti senti pure più, ti senti pure più rilassato. Oh, se vai, oh! Ciro, non la fai incazzare. Se la sono vista brutta qui, è errore che poteva costare caro. Ci sono metri a disposizione. Si propone Bacca. Prova ad andare. Maronna Bacca! Mi ha fatto emozionare per un secondo. Mazza, se mi ha fatto emozionare. Oltre la traversa. Non era semplice tenerla bassa. È tua, è tua. Sì, è tua, netta. Gomez. Oh, ma che è che Gomez non corre? Tocco impreciso, pallone recuperato. Mannaggia, Gibbetto. Può scatenarsi sulla corsia. E levati via. Lukaku. Mazzai nuovamente su quadrato. Colpito il pallone dal difensore. Ciao bro. Callejon. Recupera palla intercettando bene il pallone. Ma che è? Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Cos'è Callejon? Non sono figo, figo. Torna da Callejon. Mucho, mucho. Bacca. Bacca. Il difensore su questo tiro. Non è mal calibrato e difesa che recupera. Però non fai ridere. Ma non fai ridere. Gomez. Gomez. Non ho capito. Lukaku. Cosa cazzo hai detto? Palla interessata nello spazio. A corri. C'è la verticalizzazione. Ah, fa mucca a mano. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Ah, perché io devo far segnare sto Vacca. Di merda. Splendido questo. Dai, se metto a mio nonno in mezzo campo fa più gol list. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Schifo. Attenzione a Caglie. Oh, ma che è che il Papu spinge? Non l'ho mai visto spingere così. Mo me deve romper cazzo a me, è normale. Gomez. Mannata. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. Possesso palla per gli avversari. Ah signora, fa un caldo. La verticalizzazione di Callejon. Ha sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante. Che meraviglia. Non è facile trovare la porta da lì. È mancata un pizzico. Dai, tua di nuovo. Non ci credo. Balotelli sopra un difensore. Il difensore. Vabbè, sì, Balotelli altro 1,90 m. Però cazzo. Non è che il difensore mio non è alto, anzi, Gomez. È uno sfilatino di pane. Dai raga, ma io non ci posso mai credere che questo con le carte di serie a base sta a fare più. Quadrato. Raga, però di cerca di bucare per il compagno. Ha avuto forse troppa fretta. E appena comprato anzi fatti, lo caccia a calci in culo fuori. Luis Felipe. Ma che è? Che sì? Su un brutto passaggio. Ma che cos'è questa merda? Ma io non lo so. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Lautaro Martinez.
nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Adesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per Balotelli. Ha provato a coordinarsi per la rovesciata, ne è uscita fuori una conclusione sbilenca che non ha creato problemi al portiere. Non lo so. Errore del portiere sul rinvio, attenzione. No, vabbè ragazzi, ma che scandalo. Alisson si fa fare il cucchiaio, lui stava in porta, non la prende. Che scandalo, non è possibile. Non si sono fatti sfuggire. Cioè guarda qua. L'hanno punito. Manco la tartaruga ninja. Sto Martinez di merda. Conducono per 2-0. Guarda qua, guarda chi sta facendo il professionista, contro lui poteva fare il professionista, contro di me, e mo fece un culo. Ibrahimovic. Mamma mia, dai, ammoniscilo, a sto, chi c'è un'ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo. Bacca? Ma Bacca non c'è mai. Che sì. Papu Gomez. Esci. O pure Ibrahimovic si mette. Lo recuperi, lo recuperi. Guadagna metri verso l'area. Doveva essere tuo, carissimo. Di nuovo il pallone a quadrato. Dai, è tuo, mo. Regalano palla agli avversari. Magnatella. Ma che è? Ah, io basket. Ma cazzo, ma cazzo, mi è l'indide di tripiera. Lautaro Martinez. Balotelli. Allora, molto interessante. Alisson è proprio il pallone ancora lì. Ma come si scazzo? Non credo che. Guarda quanto è scarso! Prima si è mangiato un gol davvero incredibile. Mamma ma che vuol dire? Ma perché l'hanno fatto così scarso? Lautaro Martinez. Ma prima il Milan era un mostro. Balotelli. Sì, se Balotelli se ne andava da qua scatta Wallman. Pure se non è scambiabile lo scatto. Il pallone in mezzo e il portiere dice di no. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Perché non riesco a far segnare il suo batta, perché nessuno che se io lo farei già segnare era facile colpirla a questo scunato. Questo non è forte, sono io che mi sto applicando per far segnare. Si propone Bacca. Cioè guarda quello perde Ibra, tutto Bacca, sì! Mo c'è il musicone da sono ancora vivi, sono ancora in partita. Non si sono arresi nonostante il doppio vantaggio. Nel secondo tempo avrebbero rischiato l'imbarcata. Lazzer. Ok, vai. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 2-1. Meno male, va che ho avuto quella palla. Allora, Bacca, fuori dai coglioni, mamma, non ti voglio proprio vedere più. Caleon, il Papu esce, metto Palacio. Mo facciamo culo a questo, non ti preoccupare. Veda dovevo tutto battere pronto, io, perché ha battuto lui. Seconda frazione. Ah no, ho battuto io, scusa, stavo in casa. Hernandez base interno. Luis Felipe Sanchez prova a aprire la difesa, azione che non sortisce alcun effetto. Attenzione, ma... pericolo, ma mio Ibrahimovic, mi spiegate che è uscita fatto? Si ripartirà con la rimessa laterale. Recupera palla, dai, bene il pallone. Che sì. Pallone invitante. Vediamo cosa fa ora. Lukaku! Grande parata, grande. Ci siamo riflesso, però, Cioè, che siete a Perin? Palla in area di rigore. In porta a Perin. Così, palla ancora pericolosa. Madonna, che siete a Perin. Per la ripartenza. Non c'è ripartenza bloccata da un buon intervento difensivo. Si fa vedere Ibra col tocco. Perin, parame questo. Splendida rete. Risultato che torna in Vai. Qualità. Erano solo due reti, ma la partita è iniziata adesso, battere. Ragazzi. 2-2, bella partita. Quando stava Bacca. Guarda dove è iniziata.
che purtroppo è difficile da far segnare, visto Perfetto, che così così comunque del non è difensore un Balotelli. giocatore alto livello come Alexis Zielinski. Sanchez, Palacio e Murato gli altri. all'intervento No, del è un giocatore, difensore. diciamo, più Situazione di parità che delicato, che se potrebbe lo tocchi sbloccarsi va, grazie a questo calcio se all'angolo. lo dai una spinta, a posto di cadere a terra, se ne esce fuori a Rugamba, per farvi capire la delicatezza. Però, Occhio al tocco in dai, tutto mezzo. sommato, meno male Sotto che la sto riuscendo traversa. a E segnare. colpo di testa. Grande occasione questa. Conclusione che ha sorvolato la traversa. Sarà deluso. Ovviamente con lui anche Lo l'autore del sapevo che cross. sbagliavo. Occhio all'errore del portiere. Dai, oh. Però ragazzi, mamma mia, più attivi sui palloni. Palacio. Non a Sanchez. lui, ma se stava Ibrahimovic da solo. Cioè, ma Perfetto, Ibra giri da solo la passaggi. passi a Regalano la palla agli avversari. Palacio, ma perché? Dai, Sale raga, non Quadrado. facciamo prenderli con gli altri. Attenzione perché questa può Bravo. essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato. Passano a condurre. E i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol Zitto, mi cambia sta zittendo. sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. Ah sì, tu mi hai zittito. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2. Usa bene il fisico qui. Mi ha zittito, ragazzi. Per farvi In buona capire. posizione. Fondamentale il difensore. La risposta del No! portiere sul colpo di testa. Guarda che abbiamo messo a fare il fenomeno, Perin. Perin! Manco Chessy. Pierino! Perin! Ibra. Pericolo numero 1. Occasione per Sanchez. Tu, mo, a me, tu non Attenzione! mi zittisci, hai Ancora! capito? Che non mi Evidentemente zittisci. erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio. Un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. Le due squadre sono di nuovo in parità. Mo, non Davvero mi una partita zittisci che a me. regala emozioni. Ibrahimovic, occhio alla ripartenza. Zittiscimi Un'altra adesso! rete. Zittiscimi In pochi minuti adesso! hanno Sto cambiato la storia bufi! del match. Vai, zittiscimi adesso! Fammi vedere come mi zittisci con Balotelli. Hanno sofferto tanto in questa partita, ma hanno comunque trovato il gol. Sì, non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria, ma non hanno sbagliato. Davvero una partita esaltante dal punto di vista spettacolare questa. Allenatore ospite Poi se che viene a piovere fa chiede ai più caldo giocatori di di prima. aumentare l'intensità del pressing sul portatore di palla. È sempre un'ottima tattica per recuperare palla, ma se eseguito male rischia soltanto di far correre a vuoto i giocatori, di farli stancare presto. Che Chessy! è? Mo mi dà Può chiedere un'ombrella conferma mentre della conclusione scendo. senza problemi. Bravo, attento! Si è lasciato sorprendere. Sfruttato male questo corner, bravo il difensore. Mamma mia, che deve succedere? Pallone invitante. Palacio! Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ma sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Tifosi che protestano. Lautaro Martinez! Può metterla dentro. Un'altra domenica nella Lukaku Andiamo su, mi potrebbe sembra trovare il pari. rapido. Ottimo intervento del portiere. Ma come fai a siamo a tempo così che stanno solo? Ah boh, che fa caldo si sa. Ah, ma Occhio al domani tiro non della ha bandierina. portato Matteo. Il giorno dopo. No, veramente, no, Occhio, no. si gioca a norma del vantaggio. Arriva l'intervento del direttore di gara. Veramente, sì. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Balotelli. C'è campo per lui. Alisson, ma il pallone è ancora lì. Possono sorridere i tifosi dopo aver rischiato di subire il pareggio, una distrazione che poteva rivelarsi fatale. Attenzione, pericolo! Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. Che male. Ottime qualità nel possesso fin qui.
pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua in Sanchez, prova a aprire la difesa, a Fu Gomez. Qualche altra parte. C'è campo per la ripartenza. Ma la difesa ha recuperato bene. Ma tu sbagli a parlare. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se sta in campo. Giallo. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Cercheranno probabilmente il cross in aria per farne un altro e chiudere i giochi. Dice di no con una super parata. Vogliono sfruttare questa opportunità per chiudere la gara. Occhio al corner. Era pressato, ma è riuscito lo stesso a indirizzarla verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui. Lo ha lasciato colpire comodamente. Torna indietro Sanchez a caccia del pallone. Lecce bene la traiettoria qui. Ancora 3 minuti da giocare. Resistere. Pallone perso. No. Gran palla in mezzo. Pallone sulla corsa. Tenta il pallonetto. Ha provato con lo scavetto qui. Pallone alto di poco. Palla che non è scesa abbastanza per infilarsi alle spalle del portiere. Da apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Ricevuto, grazie Matteo. Sì! Questo. Vamonos! Andiamo a aggiornare e ci manca... Ma questa non sta bene proprio la testa. Ragazzi, andiamo a fare l'ultima partita, così ci sblocchiamo il nostro carissimo Anfufati. E lunedì uscirà il video sul canale YouTube dove lo testeremo. Mi doveva zittire un altro poco quel nabbo, veramente. Nabbo proprio. Mamma mia, che squadra. Sta 100! Sta 100! Squadre pronte a partire qui al Tottenham Hotspur Stadium. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Un saluto da Piero Gibardo e benvenuti, come ormai da consuetudine, con me Stefano Nala. Che si prendono la ribalta, punti preziosi in palio oggi. Due squadre che giocano bel calcio. Speriamo dunque che possano farci divertire anche oggi. Prendimi l'acqua da te. Mamma, sei sonatissima. Che sì. Paragna metri. Adesso. Yeah, Ciro, questo è l'ultimo titolare sì, di casa per la sfida di oggi. Rischio il bagno, sì. Si schierano con Roma, centrocampo 4-4-2, ma di fatto oh! Un assetto che sacrifica un po' il gioco in mezzo al campo, due soli centrocampisti di ruolo. Mamma, stai zitta! Sulla carta, ma... ha sui piedi il pallone. Bravissimo Alissonino mio. È schifo proprio. C'è grande attesa per la sfida a distanza, ma questi due attaccanti capaci di vedere la porta come vogliono. Il match di oggi potrebbe essere deciso proprio da una loro prodezza. Acerbi. Quadrado. A metri sulla fascia. E quando lo fermi a mi guidare? Alisson! Sì! Lontana senza problemi. Ma questo è difficile questa partita. Ma che sì. Zlatan Ibrahimovic. Prendi di l'acqua. Di testa concede la touche. Di Kitarian. Che sì. Sanchez.
Mkhitaryan, Cuadrado, Sanchez. Oh, Alisson, la primavera parata bellissima da quando è nella mia squadra. Ibra. Le altre facevano tutte cagare. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sanchez, Eriksen, buona l'idea di Eriksen, in profondità verso Ibra. Qua. Intervento qua. Disperato a evitare un gol già fatto. Ah, non c'è. Bacca. A metri per correre. Sta là, Ciro, sta dove sta le navi. Quella mamma. Mamma sta un po' ubriaca. Là, Ciro, scegate, là. Proprio in lenda a contatte, purtroppo. Zitto, muto. La mette in mezzo. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Sì, e quando lo prende il Bacca? Mkhitaryan. Alexis Sanchez. C'è campo per andare, attenzione. Mkhitaryan. Occhio qui alla ripartenza. La mette dentro Mkhitaryan. Bravo. Troppo sul portiere, facile qui l'intervento. Possesso palla per gli avversari. Gran palla, Bacca. Decisivo qui il portiere, bravo. Ecco un destra ma sittando. Quadrato. Vai! Ah sì, ha messo la vita. Zlatan Ibrahimovic. Carlos Bacca. Tutto uguale, sei tutto qui. Grande salvataggio da parte del portiere quando tutto sembrava perduto. Davvero una parata straordinaria. Come un gol. Oh! Go! Del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere con un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Mi sono portato in vantaggio, però per sì, così mi posso basare il mondo solo su lui. Dunque lascia giocare. Giusto. Non c'è Bacca. Si chiama Bacca. Eriksen, Ibrahimovic, occhio a Ibrahimovic, hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. I papaveri sono attenti, e tu sei un bambino, Ibra, col poco Maron, Bacca, ma sei proprio l'uomo più scazzato della terra. Mettimi a me in mezzo a campo, altri che Cristiano Ronaldo. Che sì. Ma chiamano figli Pelé. Si propone Bacca. Ibra col tocco profondo. Bacca! Go! Bacca. Cioè, Cita, meglio che Nina è forte a pallone, no? Cioè, quando io vado in porta a tirare, non ho bisogno neanche... non ho bisogno neanche di guardare. No, perché appena portiere... Perché il portiere sa che io lo umilio. Ibra Cadabra, io ho vinto 9 scudetti con la Juve. Poi ho un padre che ha giocato in Serie C. No, in Serie C. Era uno dei centrocampisti più forti. No, papà era forte nel centrocampista. In mezzo alla torre lo dicono tutti. Però in mezzo alla torre lo dice, lo dicono tutti. Dicono che grazie a lui hanno vinto i campionati. Non fai ridere. Sono ancora in partita. Non si sono arresi nonostante il doppio svantaggio. Altri al loro posto avrebbero rischiato l'imbarcata. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sì, che vuoi. Assurdo. Passaggio così così, vale. Questo. Mamma. Abbraccio. A te stesso. Brutto sogno. Eriksen. No. Ibra. Eriksen. Avanza palla al piede. Palla persa. Lukaku. Maronna, ottimo l'intervento, recupera il pallone. Mkhitaryan. Ibra. Lo ferma, ma non controlla. Si fa vedere Ibra. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Zlatan Ibrahimovic.
Io non sclero mai su il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. A coglione! Sanchez! Meret! Meret! Che c'entra Meret? È stato palla. Mi spieghi che c'entra Meret? No, mo tu mi spieghi che c'entra Meret. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla... Fine primo tempo, ragazzi. Vinciamo 2-1. Con il gol di Bacca e Ibra. Meno male che ha segnato Ibra. Ibrahimovic è il giocatore più scarso di tutti. Non credo. In realtà Ziego è più forte, è scarso. Va bene? Si gioca tutti in difesa! Come tutti in difesa, io non lo so. Perché questa partita la devo vincere per forza. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Perché così mi sblocco il giocatore. Anzi, può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Quello del Barcellona. Appunto, chiudi un po' il cesso, grazie. Hernandez. Pogba. Zlatan Ibrahimovic. Non significa niente. 2-2, vado qua. 4. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. 20. Buon pallone filtrante. Pallone invitato. Dai, non... 2. 20. 22. 22. Ho sbagliato! Ti prego! No! Che è? Grande prova di carattere di questa squadra, brava a rimontare lo svantaggio di due gol. Di nuovo l'azione del gol, era praticamente impossibile sbagliare da lì, ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e metterla dentro. Conclusione a botta sicura con la porta incustodita. Gol facile, facile. Intervento pulito, fa su il pallone sulla fascia. Può ricevere una posizione interessante. La rimette dentro. Io ci devo fare un po' di gioco. E buona parte del merito anche all'allenatore che ha azzeccato la sostituzione. Ha rischiato e per ora è andata bene. 3-2, partita molto spettacolare. Riuscito a fermarlo. Ma stanno facendo ancora i trulli. Occhio al contropiede qui. Sanchez. Sanchez prova a aprire la difesa. Nulla di fatto qui. Alexis Sanchez. Legge bene la traiettoria qui. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Cuadrado. L'intervento del portiere che allontana. Eriksen può andare al cross. Occhio a Eriksen. Ancora Ibra. Conclusione intercettata. Sto soffrendo un casino. Occhio a Sanchez. Sanchez, buono stavolta l'intervento del portiere. Si tratta forse della prima parata che effettua oggi. Non un granché qui l'intervento del difensore. Si ripartirà. Uffa, mamma mia. Difficile, difficile, difficile questa partitella, raga. Che lui ha uno squadrone, io pure ce l'ho uno bello squadrone, è complicato. Infatti, per lo squadrone, neanche Papu Gomez, mobile. Papu Gomez non lo tengo più. Perché? L'ho scartato. Non è vero, sto scherzando. Quindi ha quittato! Sì, raga! Abbiamo sbloccato il giocatore, ragazzi. Vediamo. 92. Ah, quello di ieri era la cosa. Guarda sta storia. Io non so a piacere di stare scritto. Io non so a piacere di stare scritto. Mi fa schifo. Come vuole lui.
Sì, ragazzi, abbiamo veramente preso Ansu Fati finalmente. Meno male, dai, sono veramente contento. Lo prendiamo. Infatti di noi non Ecco qua. sono domani pomeriggio, Ah, è addirittura vendibile. Ma vedo, forse lo butto nell'SBC di Lidl. questi nell'SPC. Oh, ma io li faccio semplici. Mamma mia. Vediamo, vediamo, Mamma mia, veramente, che merda. Mamma mia. vediamo. Mamma, un 79, mamma. Completato l'obiettivo otterrai oltre al primo punto 20 ottenuto lo stile intesa ancora in punto 21 il primo punto 21 durante il tuo grazie Antufati che ruolo è? Addio. No, ma io sto vedendo, non lo butto proprio, quello è così fortunato. Eh sì, ma te lo metti qua. 87, mi serve un giocatore di serie A e uno di qua. Bello, la merda. Io voglio vedere una cosa. Ma questo pacchetto che cos'è? Ti do un giocatore. Qui. Io. Da chi? Mi Mkhitaryan. Ragazzi, quando ci sono tante penalti, non me lo fate a me. Io Eh sì, non è vero. lo sono. Che Io ti faccio. ciang! Sono sempre le cartine. Pezzi che carte, io che mi ricordo. Lui prende il volo, addio back. Mamma mia, raga, se è stato difficile farlo segnare. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, Era veramente. troppo scarso, troppo scarso. Lo te lo metti in squadra? Mamma mia. 150 crediti. Che vuol dire? 150 crediti. Ah, che birichino. Ah, che birichino. Ragazzi, lo andiamo a provare, eh? Cambio il ruolo, così lo metto direttamente esterno. E al suo posto mettiamo lui. Ragazzi, ci andiamo a fare un'ultima Rivals, giusto per provarlo. E poi stacchiamo. Così facciamo già il testing. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Ma chi è questo A? Queste sono le sue, diciamo, valutazioni. Io sono veramente soddisfatto di questa carta e ci do un bel 10 perché ha un'ottima velocità, un ottimo tiro, un ottimo passaggio e un ottimo dribbling. Peccato per la difesa, però è veramente, veramente ottimo come giocatore. Quindi, La se difesa. non avete nulla da fare in questi giorni, mettetevi e vi piace FIFA, mettetevi e completatevi Ansu Fati perché ve lo dico, ne vale la pena. È molto 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 forte. Ma la mia è più forte. Oppure ha più carte più belle di lui. C'entra, c'entra. Dai, via. Grande spettacolo sulle tribune dell'Emirates, si attende solo l'inizio del match. Gianluigi Pardo vi saluta e vi ringrazia per aver scelto Ah, è ancora pure una bello volta la alto, frequenza di Anzufa. EA Oh, Sports. è Anche per questa fortissimo. partita abbiamo parlato Oh, del contributo di Stefano Nava. mamma Può mia, essere il gol del Anzufati. Ma io Ma subito La così. crossa in mezzo a cercare la testa di un compagno. Palla che resta in zona pericolosa. Ma non pensavo Vediamo così con l'aiuto della forte. Sì, grafica ma la non formazione dei pensavo padroni così di casa. forte. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso Chi pareva d'opera, che FIFA non guardava il ad mio esempio stile di gioco. alzando, abbassando i due esterni di centrocampo all'occorrenza. Puntuale qui il difensore nel recupero. Sono 200, con quella di oggi le prestazioni con questa maglia cominciano ad essere tante, Stefano. Può essere soddisfatto. Ha spazio per andare. Vabbè. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora Ho continueranno a premere sbagliato sull'acceleratore per sfruttare il io. Ho momento fatto doppio favorevole o errore. se tireranno un po' il fiato.
hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Hanno l'occasione, oh, mamma mia, per trovare il gol del pareggio. Macis, partono in contropiede. Non ci posso credere. Muniain, occasione d'oro. Prova la botta. L'ha salvato. Spinge il difensore. Lo vede? È tutto solo. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. Occhio al contropiede qui. Possesso palla per gli avversari. Si avvicina all'area. Salta il difensore. Alisson, ma il pallone è ancora lì. Non un grande passaggio, in effetti. Tifosi che riprendono a incitare la squadra dopo il pericolo corso. Hanno rischiato di prendere un altro e non devono lasciare. Può riportarla in parità. Mario, là, che parata! No Valerio, la VL non la sto giocando perché la domenica non sono mai in casa, quindi non ho tempo per finirla. Però domenica della settimana prossima si gioca la VL, tanto i punti ce l'ho. Può ricevere una posizione interessante. Mi sono sbloccato Ansu Fati. Vediamo cosa inventa ora. Palla consegnata agli avversari. Macis. Può andare sulla fascia. Vediamo se crossa. Prova in porta. Mamma mia. Bel tentativo, pallone che si spegne di poco alla. Sì, faccio oro 1, oro 2, barra oro 1. E qualche volta scappa anche l'elite 3. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Saul. Muniain. Saul Niguez. Palla molto interessante. Ho anche una bella squadra. Ibra. Può colpire da lì. Oh, qua ho sbagliato, perché lo. Si fa vedere. Prova a piazzare. Okay. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Si è sbarazzato facilmente dall'avversario. Si è infilato troppo facilmente. C'è campo per la ripartenza. Vediamo cosa fa ora. Buona la parata impresa da parte del portiere. Juan Sufatino non è male. Pensa che prende pure un upgrade. Speriamo dai che Barcellona batte il Napoli. A campo sulla fascia. Pallone interessante. Io sono di Napoli ma sono di Napoli. Perché è pericoloso. Grande risposta. No, perché occhio al calcio d'angolo di Dembélé. Prova. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Non male, fa tutte le partite. È in buona posizione. Cioè, Sarri non se lo leva. A sfuggire verso il duello di fisico dietro. Non ci posso dire. Dai, vai, però è la mia difesa, dove va? Questo vantaggio strameritato. Assolutamente Piero, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto, stavano giocando davvero bene. Quando è che avrebbero segnato? Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Madonna. Può correre lungo la fascia. Posizione ideale. Si butta in avanti. È tutto solo. Dai, più veloce ad alzarti da terra. Pallone perso. Intercettano bene il pallone. Lo vede. Muniain sfiora il palo con questo tiro a giro. Poco fortunato, direi, l'attaccante. Ha provato a piazzarla. Sarebbe stato un gol da antologia. Ottima lettura. Una situazione complicata. Non ha preso manco la palla, non vi stia il fallo. Lì al pallone continua ad avanzare.
può poggiarla a un compagno. Vediamo cosa inventa ora. Sicuro intervento del portiere che va in presa. Possesso palla per gli avversari. Può ricevere una posizione interessante. Ottima visione di gioco. Tira dentro. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia, nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Lo ferma ma non controlla. Zlatan Ibrahimovic. Gomez. Tocco per Ibra. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vedremo come sfrutteranno questa punizione. Salta la barriera, chance sul calcio d'angolo per mettere la freccia e passare a condurre. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Arbitro? Yes. E dopo 45 minuti di gioco tu... Dai raga, ok. Ci sono ancora. Facciamo questo secondo tempo e poi si stacca. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Dembélé supera l'avversario. Niente. Cioè non riusciva a prendere palla. Gomez. Ha un seccato brutto. Occhio e al contropiede qui. Pallone invitante. Anzufati. Subito. Gol. Prima presenza e primo gol per lui con questa maglia. Credo che se lo ricorderà a lungo. 3-2, partita molto spettacolare. Matis, buona l'intuizione qui. No. Sono di nuovo in parità. Voglio veramente adesso FIFA. Cioè segno io, deve far segnare per forza anche lui. Non è che non me lo fa segnare, deve segnare per forza. Ma poi Muniain mica è così nella realtà. Mendy. Saul. Attenzione perché è pericoloso. Cuadrado. Gomez. Vai giù, però mamma mia, come se ne lente a gestire palla. Posizione ideale. Ah, e vai, che sì, mamma mia. Può andare. Non è fallo questo. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Non c'è fallo. Beh. Palla consegnata agli avversari. Lo vede? Prendiamoci questo non fallo e palla proprio regalata. Bel passaggio. Questa squadra di merda. Efficaci fin qui i passaggi. Ma io metto le mie superstar. Lo brucio questo. È in buona posizione. Lo sapevo. Alisson! Vabbè. Cioè, oggi è eccezionale proprio. Dominio, questo vantaggio strameritato. Ancora vantaggio strameritato. Bene. Ancora. Appunto... Vabbè, quando sempre strameritato per i telecronisti su di FIFA. Allenatore, sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Guarda il movimento in aria. Quando la cambio la storia di FIFA? Attenzione, pericolo! Gomez! E la mette dentro! È sfruttato. Quattro, che partita, raga, che partita. La perfezione, l'ottimo pressing che ha permesso di recuperare palla. Valverde. Prova a giocare sulle fasce. Saul. Muniain. Continuano a far girare il pallone.
riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Bravo qui a smarcarsi. Palla profonda per Sanchez. E pallone entra ed è gol. Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Mendy, Saul, Messi. Messi, allora migliori. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Potrebbe essere il gol del pareggio. Hanno sfiorato il gol del pari. Mamma, il tentativo dell'attaccante. Mo scendo. Non era facile trovare la porta. Finisco questa partita e scendo. Un pizzico di precisione. Le 6 meno 5. Palacio può girarla. Ah, ok. Però non mi dà pace. Tutto, aspetta un'occasione. Chi ha paura? C'è spazio per la ripartenza. Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Che sì. Palacio. Grande risposta. Crossa nel mezzo. Areola, che parata. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Ci sono metri per andare. Partono in contropiede, c'è spazio. Buona qui la copertura della difesa. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Palla a scavalcare la difesa. Pallone no, mi tiri. Regala la palla agli avversari. Guadagna metri. Juan Jesus. Madonna. Possesso palla per gli avversari. No. Vediamo cosa fa ora. No. Ma ragazzi, ma che combinate? C'è spazio, occasione. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta di smisura. È stato letteralmente... Ottima visione di gioco qui. È rigore. Ah, rigore! Perché a me sembra così completamente fuori tempo. Poi, vicino all'azione, non mi pare ci siano dubbi su questa decisione. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci, credo, anche il cartellino. Ansu Fati 10 per questa carta, ragazzi. Nemmeno lui credo si aspettasse un debutto del genere. Davvero una partita esaltante dal punto di vista spettacolare questa. Hazard, palla che è terminata sul fondo, si ripartirà con la rimessa. Ragazzi, perdavamo e poi stiamo per trionfare, ragazzi. Mamma mia, che partita. Che sì, tocco verticale interessante. Parte il tiro. Mamma mia! Pallone che finisce non troppo lontano sopra la traversa. Ha provato a piazzarla, furbescamente. Ha esagerato un po' con la potenza. Apprezzabile comunque il tentativo. Messi può scatenarsi sulla corsia. Attenzione al movimento dei compagni. Ed è Hazard. Alisson, che parata! Raga, che parata! Si è lasciato sorprendere. Palla messa dentro da Dembélé. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Può colpire da lì. Occhio a Bruno Fernandes. Io andrei da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. 60 secondi al 90esimo, Pier, ultimo giro di lancette. D'accordo, grazie tanto a Matteo Barzagli. Pallone perso. Perché? Bruno Fernandes salva la propria porta con un grande intervento in tuffo. Ma hai visto sul mezzo? Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. Ecco il triplice fischio. Ciro. Ah, è alle 6 dice che porta pioggia. E poi basta. Un approccio aggressivo al match, sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Domani no, porta solo.
Ragazzi, io vi saluto qui. Ci beccamo. Bella, ragazzi. Ciao.